Ciao a tutti ragazzi, bentornati, benvenuti nel mio canale, sono Daniele. Oggi parliamo di dropshipping su eBay e di quattro prodotti, parentesi, categoria di prodotti, che puoi andare a vendere già da ora, da questo mese, per fare profitto e aumentare drasticamente le tue vendite. Se non mi conosci, sono un e-commerce manager, esperto nel dropshipping su marketplace come eBay, Amazon e Facebook. Quindi iscriviti al canale, metti like e andiamo a vedere subito i prodotti di questo mese. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Come sapete, ogni mese andiamo a fare un video dove vi parlo, dove vi espongo alcuni prodotti da vendere durante il mese in corso. In realtà questo mese, a marzo, siamo... Questo video uscirà il 1 aprile, quindi siamo un po' in ritardo, però va bene ugualmente perché sono stato impegnato a marzo, a fine marzo, non ho potuto fare uscire i video. Infatti devo uscire anche quello di eToro, perché come sapete ogni mese andiamo a vedere anche i miei investimenti con il copy trading su eToro, e quindi abbiamo un attimo spostato di qualche giorno le rubriche di questo mese. Ma non perdiamoci in chiacchiere. Questi prodotti di cui vi parlo ora sono ottimi testati, come sapete, sono sempre prodotti testati da me in prima persona negli anni precedenti, l'anno scorso, 2 anni fa, che quindi sono certo che vendono, non c'è una ricerca di mercato dietro, perché ne ho parlato più volte, ma se sei nuovo ti spiego brevemente cosa intendo io con ricerca del mercato. La ricerca del mercato con i software e tutto sì, esiste, può aiutare, ma la realtà è che il mercato si conosce utilizzando la logica, utilizzando gli eventi reali, ok? Non solo i software, non solo le analisi, ma devi vedere un attimo anche gli eventi reali della vita, perché i software ti possono dire che a marzo tutti i prodotti sportivi vendono un sacco, ma poi ci sono le palestre chiuse perché c'è la pandemia, quindi i prodotti non ne vendono. Quindi devi un attimo usare due pesi e due misure. Quindi i prodotti che io ti vado a dire sono prodotti già testati da me personalmente negli anni passati e tuttora. Questi prodotti vendono benissimo su eBay, si adattano meno a Shopify, quindi al tuo sito proprio, almeno nel classico modello dropshipping italiano con Shopify, si adattano poco, vanno bene anche per Amazon e si adattano poco a Facebook Marketplace, quindi sono principalmente prodotti per eBay e per Amazon. Siccome molti di voi che mi seguite vi occupate di dropshipping su eBay o comunque vi volete interessare a dropshipping su eBay, essendo la nicchia principale di questo canale, ho deciso di darvi dei prodotti specifici per eBay che vendono senza dubbio. Ovviamente, ragazzi, dipende anche il mercato dove vendete, dovrebbero andare bene in tutti i paesi. Visto che li ho testati in tutti i paesi, ma ovviamente poi la domanda può variare da paese a paese. Ma non perdiamoci più in chiacchiere. Quali sono questi prodotti? Il primo prodotto, che poi non sono prodotti, in realtà io vi do categorie di prodotti, li chiamiamo prodotti per semplificare, ma in realtà la categoria indica un ampio range di cose. La prima categoria si parla di articoli erotici, ragazzi. E articoli erotici che sono molto sottovalutati nel dropshipping, non so perché, perché tra l'altro il mercato degli articoli erotici è un mercato ultramiliardario, tra i più grandi al mondo, però nessuno ne parla, sa perché c'è una forma di tabù, ma qua noi siamo qui a fare impresa, siamo a fare soldi, quindi tabù non ci interessa niente, parliamo di cosa vende e cosa non vende. Gli articoli erotici, ragazzi, vendono tantissimo, specialmente in questo periodo, non lo so esattamente perché, sarà la primavera. Comunque, vendono molto. Cosa intendono articoli erotici? Ora non posso andare nello specifico, siamo sempre in un canale YouTube, però tutti gli oggetti elettronici, sia per donne sia per uomini, funzionano benissimo. Dovete stare attenti però se fate dropshipping su eBay Italia, perché eBay Italia per vendere articoli erotici avete bisogno di un'approvazione. Per avere questa approvazione vi basta fare la richiesta al supporto eBay, c'è una sezione, ora non ricordo bene, cercate le guide linea su Google, vi porterà nella pagina eBay dove fare questa richiesta e poi deve essere approvati o non approvati per quanto riguarda l'Italia. Poi ci sono altri mercati, sempre su eBay, in cui non avete bisogno di approvazione. Questi ragazzi vendono tantissimo e tra l'altro vendono tantissimo a margini alti. È una delle mie categorie preferite perché vende a fiumi, ma sempre, in questo periodo soprattutto, ma comunque sempre, quindi non la sottovalutate. Ovviamente, ragazzi, come sapete, il dropshipping su eBay si fa da diversi fornitori, ad esempio Amazon,
cosa che vi interessa molto, cosa che io utilizzo molto, quindi regolatevi. Articoli erotici. Secondo categoria, ragazzi, è più logica, potrebbe arrivarci un po' chiunque, sono gli articoli da camping, quindi cosa intendo, le tende. Quando andiamo a parlare di articoli, ragazzi, che costano almeno 50 euro, almeno 60 euro, non andiamo a parlare di articoli di basso volume. Come sapete, da ormai diversi mesi ho cambiato la mia strategia su eBay. Quindi, ma un po' in tutte le piattaforme, non vado più a vendere oggetti che costano poco, tipo 10-20 euro, perché preferisco fare meno vendite a margini più alti e fondamentalmente ho aumentato il cash flow notevolmente. Ne ho parlato in altri video. Iscrivetevi al canale e andateli a vedere gli altri video perché troverete un sacco di informazioni. Quindi, oggetti di camping, cosa intendo con oggetti di camping? Tende, fornelli elettrici. Borracce, già quelli sono articoli più o meno di basso valore. Zaini, questi vendono un sacco. Zaini da camping, questi vendono davvero molto e costano comunque, che spendono 50-100 euro anche con uno zaino, bello comodo. Coltelli, ragazzi, i coltelli sono una delle cose che vende di più a livello di camping, ma in generale su eBay. Ma anche su Amazon vendono, non so perché le persone sono interessate, così tanto interessate ai coltelli, ma vendono un sacco. Il problema con i coltelli è che ovviamente dovete stare attenti alle regolamentazioni eBay perché potrebbe classificarle come armi da taglio, chiudervi le inserzioni, quindi dovete stare attenzione quando pubblicate questi articoli. In generale tutto quello che è legato al camping, visto che siamo entrati nella primavera, visto che ora inizieranno soprattutto i locali saranno sempre chiusi, o se saranno sempre chiuse, le persone dovranno fare qualcosa. Zone permettendo, ovviamente. Quindi questo è il camping. La terza categoria con cui voglio parlare con te oggi, di cui voglio parlare con te oggi, è quella dei massaggiatori. No, non c'entra la prima categoria di cui abbiamo parlato. Cosa intendo con massaggiatori? Vedo che sono andati in tendenza. A livello di vendite, che proprio ogni mese vendono sempre di più, i massaggiatori elettrici, sia per cervicale, quelli tipo a braccio che si mettono per massaggiarti la cervicale, che tra l'altro l'ho provato uno, un'esperienza, prendevo sempre la scossa, cioè me lo mettevo, lo accendevo, lo mettevo a velocità media, mi dava scosse elettriche, infatti l'ho restituito a Amazon dopo un giorno perché mi sono bruciato tutto il collo, però vabbè. Le persone evidentemente gli piace. Quindi massaggiatori elettrici sia per la cervicale, ma quelli che vanno tantissimo sono quelli per i muscoli, che hanno una forma a pistola che tu lo attacchi e fanno un movimento roteante. E questi ragazzi vendono tantissimo e costano. Si parla da un 50 euro minimo fino a 150-200 euro l'articolo. E stanno vendendo tantissimo sia su eBay che su Amazon, quindi questa è una categoria che dovete prendere in considerazione. In generale, tutti i massaggiatori vendono molto, saranno andati in tendenza ultimamente per qualche motivo ancora mi è sconosciuto, ma non mi interessa molto perché io comunque i numeri me li faccio principalmente, le analisi le faccio principalmente dalle mie stesse vendite negli anni. Cerco di capire, ovviamente guardo la parte esterna, però un attimo mi baso anche su quello che funziona per me. Quindi ragazzi andiamo a massaggiatori, quindi articoli erotici, camping, massaggiatori e l'ultima categoria di cui ti voglio parlare, che questa comincia solitamente ogni anno, perché ti ricordo sono articoli che io vendo ogni anno, che decido di condividere con te per bontà d'animo, iniziano a vendere questi articoli di cui ora parliamo, solitamente in questo periodo, fino a settembre vendono tantissimo e parlo di action cam e accessori per action cam. Quindi GoPro per esempio, ma non solo, ci sono anche tante altre marche ormai di 50-70 euro che vendono, tra l'altro che non viene perché è difficile che chi si compra una GoPro, ragazzi, possiamo parlare di dropshipping tutto il giorno, ma alla fine c'è un problema di fondo che è il prezzo, con il dropshipping avrai prezzi più alti, margini più bassi, quindi è ovvio che non puoi competere su determinate cose. Per esempio chi si compra la GoPro è ovvio che al 90% andrà a fare una ricerca di mercato, andrà sul sito ufficiale, vedrà i prezzi ufficiali e difficilmente la comprerà da te. Non è che non la puoi vendere, io ho venduto articoli che cioè, nessuna persona sana di mente comprerebbe a Maserati, li ho venduti.
ci sono diversi motivi, ho fatto altri video a riguardo, magari ti lascio la scheda qui. E quindi non sto dicendo non li puoi vendere, sto dicendo di aumentare le tue possibilità di vendere, soprattutto se vendi su eBay dove hai dei limiti di vendita, hai dei costi, quindi devi un attimo andare sul sicuro. Quindi cosa intendo con action cam, ragazzi? Tutte le action cam da 50, 100, 200 euro, magari non la GoPro, ma articoli simili. E tutti gli accessori, ci sono per esempio i set che ti includono 50 pezzi, 30 pezzi, 40 pezzi per action cam, che solitamente sono universali, ragazzi, che vendono. Forse è l'articolo che ho venduto di più da quando ho iniziato in questi anni. Cioè, questi set li ho sempre venduti, sempre gli stessi, sempre bene. Credo che sia l'articolo che ho venduto sempre di più e in modo migliore. Quindi non lo sottovalutate. Queste sono le quattro categorie di cui volevo parlare con te oggi, ovviamente ce ne sono altre, ma le riservo per il mese prossimo. Ricorda di iscriverti al canale, ricorda di visitare tra l'altro dropshipping.com se vuoi approfondire il dropshipping su eBay. Metti like e così mi aiuti a farmi crescere. Stiamo diventando davvero tanti, siamo sopra i 1100. Grazie a tutti di iscrivervi e di seguirmi. Ciao, allora, alla prossima.